Salve ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua su Cyberpunk 2077 per un nuovo video. Allora, dovevamo andare da Wakako. Non mi toccare. Ma che ti tocca? Boh. Serve vera carne qui. Intendi carne di animali? Non essere ridicolo. Ah, ma è un maschio. Pensavo fosse una donna. Vabbè, comunque, dopo questa scoperta bellissima. Macaco? Macaco? Sì, sono arrivato. Ah, c'è un muro invisibile ora. Ah, deve arrivare anche lui. Oh, mia cara. Deve esserci stato un malinteso. Non so chi ha attaccato la tua squadra, ma i Claws. No, mai. I miei ragazzi sanno stare al loro posto. Mi dispiace, devo andare. Ho ospiti. Vi, felice di rivederti. E il tuo affascinante amico è. Stiamo lavorando insieme. Tutto qui. Takemura Goro desu. Okada-san. Oaidekite kouei desu. Ah, Bello il un vero telefono. gentiluomo. Ah, peccato solo che tutti i soldatini dell'Arasaka gli diano la caccia. E tu, Vi, l'hai portato qui da me. Dammi un buon motivo per cui non dovrei avvertire subito le autorità. Se avessi voluto, le avresti già chiamate. Semplicemente, sei curiosa di scoprire di che si tratta. Sentiamo allora. Ricordati che ho ancora il telefono a portata di mano. Ma è scomparso. Ci servono informazioni sulla parata che passerà per Japantown. Quindi si tratta dell'Arasaka. Di nuovo. Quello che non capisco è perché venire da me? DeShawn non ha risposto al telefono? Goro, ricordami perché il grasso culo traditore di Dex è attualmente indisposto. Perché è deceduto? Fatto a pezzi e gettato in una discarica dagli sgherri dell'Arasaka. Un vero peccato. Si tratta forse di una minaccia? No, nessuna minaccia. Mi hai chiesto perché non potevo contattare Dex e io ti ho risposto. Sono soltanto fatti. Bene, perché altrimenti l'avresti raggiunto presto. Okada-san, le nostre intenzioni sono onorevoli. Ci servono solo informazioni. È una questione di vita o di morte. È tutto su questi shard. Quanto ci costerà? Le mie tasche sono vuote. Lo vedo. È un regalo, gratis. Okada-san. Ciò che è gratis risulta spesso molto costoso. Li volete o no? Gratis, ne sei sicura? Ho i miei motivi, ma non ho pazienza. Prendiamolo. Japantown. L'intero distretto sarà bloccato per la parata. I carri Dashi saranno l'attrazione principale. Voleranno da questa parte, sopra le strade. Lungo il percorso, terrazzi, passerelle e punti rialzati offrono una buona visuale. Hanako Arasaka, l'ospite d'onore, terrà il suo discorso dal carro più grande. E lo farà esattamente qui. Non so nulla della sicurezza, ma considerati i recenti eventi, mi aspetto che sia stretta. Durante l'ultima parata, l'Arasaka aveva infiltrato agenti tra la folla. Per non parlare dell'esercito di tiratori e di droni. Come se non bastasse, avevano un netrunner. Almeno uno. Usavano le telecamere cittadine per controllare tutto. Il punto d'accesso principale è qui, un vecchio centro di controllo automatizzato. Credo sia la cosa più utile. Alla fine i carri lasceranno Japantown e noi resteremo con fiumi di spazzatura fino al ginocchio.
e nessuno a ripulirla. È tutto quello che ho. Dovrà bastare. E allora andate. Non vuoi sapere perché ti abbiamo fatto queste domande? Finora la beata ignoranza non mi ha mai tradita. Ad ogni modo, lo scoprirò presto, no? Grazie, Wakako. Lo apprezziamo molto, Okada-san. Ok. Andiamo. Dov'è che dobbiamo parlare, Takemura? Una signora davvero deliziosa. Queste informazioni potrebbero fare al caso nostro. Ma io cercherò di approfondire. Resterò qui per un po' e chiamerò alcune conoscenze. Non appena saprò qualcosa di nuovo, te lo farò sapere. Va bene. Fa attenzione, Goro. Anche tu. A più tardi. Ok. Vai all'afterlife. Andiamo. Sì, ma sta tipo 800 metri. Meglio andarci in macchina, no? Bella macchina. Ah, oh, carissima. Che te suoni. Da fare un viaggio di te. Ok, andiamo. No, non era questa la mia idea. Aiuto. Ci passo? Secondo voi? Cosa succede? Secondo me ci passo prima o poi. Chi si prenderà cura? Voglio di mia madre? Hai capito? Ma non ammazzo nessuno, devo solo andare in strada. Oh, siamo arrivati in strada. Vabbè, lasciamo stare, va. Poteva andare peggio, eh. Poteva andare molto peggio. Judy. Hey, Judy, che c'è? V. Puoi venire subito qui. È successo qualcosa? Sì. Fa presto. Aspetta un attimo, eh. Guardiamo le missioni. Un secondo. No, missioni. No, le missioni, ho detto io. Dove stanno? Allora, no, questa è Takemura. No, questo è pericolo alto. No, col cavolo che ci vado. Ci mancherebbe. Devo ancora salire un po' di livello, mi sa. A parte che è una secondaria. Nuovo messaggio. Regina Jones, addirittura. Scusa, devo passare, non l'ho fatto apposta. Ok, compaiono gli incarichi come se fosse tipo, non so, pioggia. Ne arrivano un botto. No, l'afterlife è di qua. Sì, però, vabbè. Chi se ne frega. Mi lascio la macchina in mezzo alla strada, non mi interessa niente. Devo andare all'afterlife. Non posso aspettare nessuno. Ehi, guarda. Guarda che. Ah, vuoi divertirti un po'? No, con te no, grazie. E ora chiamiamo rinforzi, spacchiamo qualche testa e trasciniamo i cadaveri dentro. Come butta? Entra pure. Parla con Rogue. No, in tutto questo cazzo di casino mi ci hai messo tu. Lo sai, ho perso tutto per colpa tua. Lo ripeto ancora una volta. Impara a risolvere i tuoi problemi. Rimedia sai i cosa, tuoi errori. Vaffanculo.
Non ti fidare di nessuno. Ok. Rogue, vorrei parlare. Tutto ok. Se lo fammi entrare però. Non qui, non lì. Chi sei? Mi chiamo V. E che cos'è che vuoi, V? Tutti questi anni. È davvero lei? Quella bastarda di Rogue stravaccata su un divanetto all'Afterlife. Non prenderla per il culo, se ne accorgerebbe subito. Dille la verità. Ho bisogno dei tuoi servizi. Sto cercando un tizio. Ah, sì? Anders Hellman. Ingegnere, lavorava per l'Arasaka. Un secondo. Anders Hellman, cercalo, per favore. Grazie. Aspetta a ringraziarmi. Primo, il mio aiuto ha un prezzo. Secondo e terzo, Dexter DeShawn, Jackie Welles, T-Bug. Il tuo nome non mi è nuovo, V. E ti lascia alle spalle una bella scia di cadaveri. È solo sfortuna. Ecco la stronza che conosco. Chiedile dell'Arasaka Tower, di quando mi hanno sparato davanti a lei. Vogliamo proprio fare il necrologio? Come vuoi. Johnny Silverhand, azzerato all'Arasaka Tower. Proprio sotto i tuoi occhi. Se vuoi continuo, oppure iniziamo a parlare seriamente. Hai le palle, ragazzo. Non si addicono a tutti, ma devo dire che ti donano. Ma come dico sempre, bando ai sentimenti. Parliamo di lavoro. Ti serve il mio aiuto, quindi tira fuori gli eddi. Visto? E se non avessi i cash, mi diresti fanculo e buona giornata? No, più qualcosa tipo torna quando li hai. Sono le regole. Allora ci si vede. Presto. Sai dove trovarmi? Ma ce li ho? Dovrebbero bastare. Torna domani, ne riparleremo. Ah, ce li ho. Bene. Dobbiamo pure aspettare che Rogue sia pronta, no? Con calma. Ehi, ti interessa un lavoretto? Che dovrei fare? È un'occasione. Trasporto di carichi. Portarli da A a B in modo veloce e discreto. Ti interessa? Ti ascolto. È semplice. Vai sul lungomare di Kabuki, recupera il pacco, chiamami e io ti dirò dove consegnarlo. Questo è tutto. Tutto tranne la mia paga. Non preoccuparti, ti aspetta un bonus. Importato e senza tasse doganali. Senza tasse nei grandi dettagli. Sì, ma comunque onesto. È un lavoro semplice e pagato generosamente. Accetti? Ma sì. Sì, ok, ci sto. Bene, sapevo che avremmo trovato un accordo. Raggiungi il lungomare di Kabuki e cerca un frigo con scritto sopra No Future. Una volta trovato, recupera il contenuto e chiamami per avere altre istruzioni. A presto, allora. Allora. Aspettiamo. C'ho anche una... un qualcosa qui da poter fare. Però non... non posso andarci però. Peccato. Volevo provare a derubare. Niente. Andiamo. Sono qui per Rogue. Mi aspetta. Ehi Rogue, rieccomi. Che mi dici di Hellman? Due, grazie. Fagli spazio. Oh. Siediti. Finalmente, mi siedo anche io. L'hai trovato, spero. Non la vedo spesso, una simile determinazione. Deve proprio servirti questo tipo. Questione di vita o di morte. Anche questa non la sentivo da un po'. Lascia la bottiglia. Addirittura. Su, serviti. Alla salute. Alla tua, ragazzo. Ne avrai bisogno. Grazie, Nix. Regina dell'Afterlife. Chi l'avrebbe mai detto?
Ho uno shard per te, informazioni. Una roba interessante. Mi aiuterà? La Rogue che mi ricordo era una stronza cinica, ma di solito si fidava del suo istinto. Qualcosa mi dice che tu le vai a genio. Sarà meglio. Vediamo cos'hai. Il tuo Hellman non è sul libro paga di nessuno, non ufficialmente. Ma il suo nome è in qualche file top secret della CIA. È una sussidiaria della Kang Tao, cinesi. La Kang Tao la usa come copertura d'anni, per le sue operazioni più sensibili. Tutto chiaro? Puoi rintracciarlo? Rintracciarlo dovrebbe essere facile. Mettere le mani su di lui, quella è un'altra storia. Mappa decriptata dei prossimi convogli della Kang Tao. Pensi che Hellman sia in uno di quelli? Come scopriamo quale? Guarda un po' i dati di questo. Un solo AV, niente supporto a terra, nessun documento di trasporto. Strano. Certo, non sarebbe la prima volta che la Kang Tao trasporta roba non dichiarata. Ma guarda i dati di carico della V, già approvati dal sistema. Troppo leggero. Non c'è niente a bordo. Ah. Ma c'è una lista dei passeggeri. Squadra di sicurezza della Kang Tao, più un VIP. Trasferimento da CNT. Il nostro uomo. Questa era la buona notizia. Eccolo lì. I dati sono confidenziali. Hai schioccato le dita e ti sono piovuti dal cielo? So dove cercare. E so quali ingranaggi oliare. E poi odio perdere tempo, soprattutto con le domande stupide. Qual è quella cattiva? Quella cattiva è il luogo d'estrazione. Guarda, questo è lo spazio aereo di Night City. Tutto questo. Impossibile dirottare la V senza che la polizia se ne accorga. E qui saremmo troppo vicini alla Kang Tao. Guardiamo la V un attimo di troppo e ci sguinzagliano addosso i loro uomini. Ma qui, Jackson Plains. Stretto corridoio appena fuori città e fuori dalla portata della Kang Tao. Ottimo lavoro. Terra di nessuno. Li colpiamo lì. Ti servirà qualcuno della zona, qualcuno che organizzi l'operazione e che procuri l'attrezzatura. Anche solo tracciare quella V sarà un casino. Conosco il tipo di mezzo. Ho visto i modelli precedenti durante la guerra. Sono dei bestioni ma sono veloci. E poi hanno difese di ultima generazione. I proiettili non gli fanno niente, nemmeno quelli grossi. Sono praticamente inutili. Non è questione di potenza di fuoco. I modi ci sono, e anche chi li sa mettere in pratica, o almeno chi sa improvvisare. Quindi un nativo. Conosci mercenari di campagna? Soltanto una. Panan Pal. Ah, quella di prima. Ha perso l'appoggio del suo clan, ma è una vera nomade. Conosce bene la zona. E ti aiuterà. Non ha scelta. Non ha scelta? Non mi sembra allettante. Né per lei, né per me. Le cose allettanti hanno un prezzo che non ti puoi permettere. Quello che non posso permettermi è di farmi sfuggire Hellman. L'operazione è tua, decidi tu. Ho un brutto presentimento, V. Se il suo clan l'ha cacciata sarà inaffidabile. Scusa, non intendo pagarti per un aiuto del genere. A dire il vero se n'è andata lei. Ha blaterato del futuro della famiglia, gli ideali da nomade, bla bla bla. A un certo punto ho smesso di ascoltare. Non ti interessa sapere con chi hai a che fare? So abbastanza. E poi quando uno comincia a parlare di ideali, probabilmente c'è sotto qualcos'altro. Di solito il potere. Per fortuna non sono affari miei né tuoi. Paname è in gamba e ti aiuterà. È tutto quello che ti serve sapere. Mi pare strano. I nomadi si tengono a distanza dalla gente di città. Dipende dal clan, dai contatti che hanno. E da quanto sono nella merda. Ma hai ragione. Gli Aldecaldo fanno raramente affari con la città. Panam la pensa diversamente? Sì, su tutto, a quanto pare. Perché Panam dovrebbe aiutarmi? Sento puzza di fregatura. A volte Panam muove della merce per me. Il suo ultimo lavoro non è andato molto bene. Ha avuto problemi? Ha fallito alla grande, in realtà. Ha perso la merce e il suo mezzo. Panam farà di tutto per riprenderseli. È una questione di orgoglio, la conosco. Ok, forse posso aiutarla. Ma se non sappiamo nemmeno dove cercare... Lo sappiamo. Lo so io. Lo sai, ma non lo dici a Panam. Vuoi giocare al gatto e al topo anche con me?
Il mio mestiere è saper riconoscere le opportunità e quindi coglierle. Mettiamo che le avessi detto tutto. Cosa credi che avrebbe fatto? Avrebbe preso il ferro e si sarebbe fiondata a cercarlo. E sappiamo come sarebbe finita. E non c'è niente che io odi di più che perdere persone utili in modo idiota. Sono la sua unica opportunità e lei è la mia. Due pedine sulla scacchiera di Rogue. Perspicace. Per una pedina. Ah, beh. Ok, dimmi cosa sai. Rocky Ridge, una città fantasma appena fuori Night City. Panam sa dov'è. Andate lì e recuperate la merce. E anche il mezzo. Ma prima ovviamente la chiamerai. Ti mando i suoi dettagli. Era ora, cazzo. Tutto chiaro, grazie. Diamoci una mossa. Buona fortuna. Nuovo contatto, Panam. Me lleva la puta chingada. Tienes caca en la cabeza. Ehi, hey, lì. Resisti ancora un po', Chung. Claire, giusto? Il bisturi sta arrivando. Vuoi parlare della mia offerta? Cazzo! Dimentichi qualcosa? Che sfiga di merda. Dai. Pronto? Respira. Panam? Sono V. Vicky? Vi dove? Che ti ha dato il mio numero? Rogue. Ah, perfetto, cazzo. Come hai intenzione di incularmi stavolta, la vacca sacra? Senti, non me ne può fregar di meno dei problemi tra te e Rogue. Ho un lavoro per te. Bene, ma al momento sono troppo impegnata. A riprenderti la roba e la tua auto, giusto? Posso aiutarti? Lo scalo merci di Bonita Street. Al confine della città. Vediamoci lì. A presto. Ok, perfetto. Dobbiamo incontrare Panam. Panam. E niente, direi che possiamo concludere qua il video. È stato bello. E noi ci becchiamo ad un prossimo episodio. Domani. Ciao.